Io ringrazio l'organizzazione perché la presentazione che è stata affidata non solo è stimolante, ma ho scoperto anche che è una presentazione di un personaggio che parte attività professionale che riguarda anche il mio campo. E quindi sarà per me curiosità porre anche qualche domanda alla fine della sua relazione, perché ritengo che sia doveroso. Allora, innanzitutto presento il professor Pietro Pietrini, quale è più giovane di me, ma non diciamo l'età, quindi è un giovane. Si è laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa e ha lavorato negli Stati Uniti per una decina di anni. Io vedo al National Institute of Health, scusi la mia pronuncia per il paese pessimo, e poi grazie a Dio con tutti, anzi con i pochi cervelli buoni, è ritornato in Italia, visto che fanno tutti la fuga, quindi questo lo ringraziamo. È ritornato a Pisa e oggi, dal 1 novembre 2015, è direttore della scuola IMT Alti Studi di Lucca. Io sono andato a vedere che cosa era questa scuola IMT, la mia curiosità di avvocato, insomma, mi spinge sempre. E ho trovato che la scuola IMT Alti Studi di Lucca è un'istituzione pubblica, è un'accademia che ha creato il nostro Ministero dell'Università e della Ricerca il 18 novembre 2015. Io ho visto che è un'altra istituzione di ricerca. E quindi questo ha un valore maggiormente e questo mi ha spinto ancora ad andare a vedere quali erano le pubblicazioni. Non delle cinque perché sono centinaia, per cui prima comunque di lasciare la parola al professore, volevo anche così con curiosità rivolgerci così un invito, perché molti di noi hanno sempre pensato al rapporto tra genio, uomo comune, e quindi ci troviamo di fronte a persone che hanno grande qualità. Io sotto questo profilo vorrò alla fine della relazione proprio una domanda su questo, cui mi sono interessato per tanti anni. E qui adesso passo la parola al professore e farei un applauso. Grazie molto, buonasera, e grazie avvocato Riom per l'introduzione. E l'argomento di oggi, spero si veda, essendo il Festival di Scienza e Filosofia, è un argomento che credo possa ben dirsi a cavallo tra le due discipline, che poi in tempi lontani, quando nacque lo studio e la conoscenza, erano unite, perché la filosofia è stata sostanzialmente la madre di tutte le scienze. Solo l'astronomia è nata, se vogliamo, separatamente, ma altrimenti i filosofi si occupavano di tutto. E comincerei proprio con una citazione di Platone, quando dice, scrive anzi, terzo libro di Repubblica, «O non ti sei accorto che le imitazioni, se cominciando dalla giovane età perdurano anche in seguito, si mutano in abitudini e in disposizione naturale del corpo, della voce e della mente? E come?» rispose. E qui siamo nel passo dove dice «Se dunque riterremo ancora valida la nostra prima tesi, ovvero che i nostri guardiani devono trascurare tutte le altre attività per essere scrupolosissimi artefici della libertà cittadina, e non devono occuparsi di nient'altro che non miri a questo scopo, essi non dovrebbero fare né imitare altro. Se poi eseguono delle imitazioni, devono imitare sin da ragazzi i modelli che si addicono a loro, cioè gli uomini coraggiosi, temperanti, pii, nobili d'animo, e tutte le altre qualità di questo tipo, ma non devono compiere né essere capaci di imitare
ciò che è indegno di un uomo libero o altre azioni riprovevoli, per evitare che ne traggano il bel guadagno di essere uguali a ciò che imitano. Vedremo cosa c'entra tutto questo in Platone, che aveva già identificato alcuni temi interessanti. Ma entriamo nel vivo dell'argomento di oggi, che sostanzialmente potremo definire in questo modo: come prendiamo una decisione? Cosa guida il nostro comportamento? Ora, questi temi, in maniera più ampia, rientrano in quello che chiamiamo il libero arbitrio, che certamente è un argomento che non intendo trattare stasera, anche perché è un argomento ampio. Potremmo ridurlo a quello che è il libero arbitrio in ambito forense, visto l'avvocato faceva prima riferimento, che, se vogliamo ancora essere più riduttivi e specifici per parlare di qualcosa che ci può interessare, potremmo definire come la capacità di non rispondere in maniera automatica a un impulso. Una delle capacità che noi abbiamo, che guida il nostro comportamento, è la capacità di non rispondere in maniera automatica ad un impulso, a un istinto, a qualcosa che proviamo. Allora, se noi entriamo nei processi decisionali, possiamo dire che quello che conta nei processi decisionali è il rapporto che c'è tra emozione e istinto da una parte e ragione dall'altra. Se io vi chiedo che cosa succede nella prossima diapositiva, vedete tutti questa diapositiva, se vi chiedessi che cosa succede nella prossima diapositiva, che cosa succede un attimo dopo, penso che tutti voi mi direste l'orso mangia il salmone, no? Non è proprio così. L'orso prende il salmone, lo mangia, ma fa questa cosa, lo spella e butta via il salmone, butta via la carne rossa del salmone, preziosissima, questo è salmone selvaggio, quindi molto buono, e mangia solo la pelle. Perché fa questo? Come prende questa decisione? L'orso mangia la pelle del salmone perché nel salmone, come in tutti gli animali, noi compresi, il grasso è sottocutaneo ed è quello che piace all'orso. Se l'orso mangiasse il salmone per intero, riuscirebbe a riempirsi, a sentirsi sazio, molto prima di essere riuscito ad accumulare la quantità di grasso necessaria a formare le riserve di grasso, cosiddetto grasso bruno, che è quello che gli permette di andare tranquillamente in letargo. Grasso bruno è quello che hanno anche i bimbetti quando nascono, sotto le ascelle, dietro lo sterno, che permette appunto il passaggio dalla comodità del ventre materno al mondo esterno, fornendo energia. L'orso non fa questo calcolando che si sta avvicinando l'inverno, che avrà bisogno di energia per mesi interi, eccetera, eccetera. Risponde a un istinto che è geneticamente determinato e che è il fatto che le sostanze grasse gli piacciono molto di più di ciò che non lo è. La carne gli piace poco e soprattutto quando si abbassa la temperatura predilige le sostanze grasse. Non siamo molto diversi dall'orso noi, che noi prediligiamo le sostanze ricche di calorie e ricche di fattori nutrienti, e comportamento che poi moduliamo con la ragione e vedremo perché. Quindi noi potremmo dire che il comportamento dell'orso, il comportamento dell'animale, è la freccia più grande, sta a dire quello, sostanzialmente guidato, se non totalmente, quasi del tutto dall'emozione, da un istinto. Il che non vuol dire che l'animale non possa, in un certo senso, compiere dei ragionamenti o controllare il proprio comportamento. Se avete un cane, questo è il nostro Golden Retriever qualche anno fa, e vedete che sta, forse non vedete, che sta sbavando letteralmente per il cibo che vede nel piatto, ma sa che non lo può prendere finché non glielo do io non gli do permesso di prendere, chiaramente glielo do. Quindi vedete che riesce a inibire il suo comportamento automatico. Perché ci sono queste caratteristiche? Cos'è che ci permette di controllare il comportamento e che permette anche agli animali di controllare il comportamento? Beh, sostanzialmente questi sono i cervelli, il nostro, il cervello dell'essere umano, quello più grande, qui in fondo alla diapositiva, vedete i cervelli degli altri animali in maniera schematica, vedete soprattutto una cosa, che la parte che è dipinta in violetto, indicata dalla freccia rossa, si è sviluppata molto di più rispetto al resto del cervello nell'uomo di quanto abbia fatto nello scimpanzé, che è l'animale evolutivamente più vicino a noi, sapete, e anche nel cane, che pure condivide con noi qualche migliaio, 15.000 anni di evoluzione sociale e che fa cose che, sapete, sono molto vicine a quelle che facciamo noi anche in termini di pensiero più di elaborazione cognitiva superiore, empatia, pensiero, non dico pensiero astratto, ma anche sì. Vedete questa parte della corteccia che si chiama corteccia prefrontale, fondamentale per il nostro comportamento, fondamentale per controllare quegli istinti, per controllare le emozioni, per controllare il nostro comportamento. Esistono dei modelli naturali
di studio di lesioni di questa corteccia, a parte i traumi, esiste quella che si chiama demenza frontocorticale, che è quella che colpisce in maniera selettiva questa parte del cervello e che trasforma l'essere umano. E questo è uno dei miei pazienti, questo che vedete, tra l'altro è un paziente di 37 anni, qui la prima valutazione ormai molti anni fa. Quello che vedete, anche se non siete esperti, è che c'è una certa atrofia nella parte anteriore del cervello, e qui ci sarebbe il naso dell'individuo per orientarvi. Vedete, stesso discorso qui, come nella parte anteriore del cervello ci sia blu e verde, cioè all'esame di tomografia e emissione di positroni il consumo di glucosio, che è il carburante del cervello, è molto ridotto. Sta ad indicare che questa parte del cervello funziona male o poco o per nulla. E guardate 10 mesi dopo come il quadro è diventato drammatico. Guardate qui, la parte anteriore del cervello non esiste più praticamente. E leggete cosa dice, anzi ve lo leggo io perché è una parte bassa, cosa dice la moglie di questo paziente. Dice: mio marito è stato la persona più gentile, affettuosa e attenta ai miei bisogni e desideri che io abbia mai conosciuto in vita mia. Ora potrei cadergli morta ai piedi e lui mi scavalcherebbe per andare al frigorifero ad ingozzarsi senza fine. Cioè sostanzialmente il filtro della ragione, ciò che modula il comportamento, è completamente andato, risponde a un istinto, a un'emozione, al desiderio di cibo, che tra l'altro in questi pazienti compare notevole con iperfagia, con vera e propria sindrome cosiddetta di Kluver-Busey. Non c'è molta differenza da quello che abbiamo visto prima, cioè il comportamento istintuale dell'orso che mangia la pelle del salmone per buttare dentro grassi perché si prepara all'inverno. Una parte del cervello è lesa. Parte del cervello lesa, che è una parte molto interessante, che in questo studio che facemmo ormai quasi 20 anni fa, per la prima volta si dimostrò che questa parte del cervello, che qui vedete nel cartoon della copertina della rivista e qui vedete nei dati statistici, scientifici, quello che vi fa vedere è che questa parte del cervello viene funzionalmente soppressa, cioè viene inibita, nel momento in cui individui sani, individui senza disturbi del comportamento, individui che stanno bene, viene loro chiesto di diventare aggressivi, di immaginare di diventare aggressivi. Non si fa a diventare aggressivi davvero, perché non solo eticamente discutibile, ma tecnicamente difficile poi metterli nella macchina e studiare quello che succede nel loro cervello. Ma quello che si può fare è chiedere di immaginare di diventare aggressivi. C'è molta differenza per il nostro cervello tra fare una cosa e immaginare di farla. E quello che vedete è che il momento in cui questi individui immaginano di diventare aggressivi, di aggredire qualcuno, la loro corteccia prefrontale viene funzionalmente soppressa. Cioè, al fine di rilasciare un comportamento aggressivo, ancorché a livello immaginifico, devono sopprimere questa parte della corteccia. E guardate la cosa interessante, tra maschi e femmine, non entro nei dettagli statistici, ma lo vedete a colpo d'occhio. Nelle femmine l'inibizione della corteccia prefrontale è molto maggiore che nel maschio, a parità di altri fattori in realtà poi di immaginazione eccetera eccetera, il che ci dice verosimilmente che per la femmina è più innaturale pensare a rilasciare o rilasciare un comportamento fisicamente aggressivo. Ora, già queste piccole informazioni, queste poche informazioni che vi ho fatto vedere in queste diapositive iniziali ci dicono quanto sia stretta la correlazione tra ciò che facciamo, ciò che pensiamo, ciò che immaginiamo di fare e il nostro cervello, il cervello sottostante. Allora, in un certo senso, quello che ha detto Giulio Tononi, ha scritto nel suo libro, insieme a Stephen Lorey, sul libro sulla Neurologic Consciousness, dove ha contribuito 2 capitoli, dice «You are your brain», noi siamo il nostro cervello, sostanzialmente è vero, noi potremmo anche dire «noi siamo le nostre connessioni» ancora di più, cioè come il cervello dialoga, come le diverse aree dialogano tra di loro. Ma allora, se noi siamo il nostro cervello, cioè se quello che facciamo è così strettamente riconducibile all'attività cerebrale di diverse aree del cervello, dove lesioni di queste zone del cervello comportano conseguenze fenotipiche, cioè appariscenti ben chiare, ben evidenti, si può rispolverare un'antica questione, che è quella che il gioco di parole inglese pone come criminali sono bad or mad, bad nel senso di, possiamo tradurlo come letteralmente cattivi, quindi cattivi perché vogliono essere cattivi, cioè potrebbero essere altrimenti, comprendono la natura delle loro azioni, comprendono che la natura delle loro azioni è qualcosa di disdicevole, ma scelgono di essere cattivi. O mad, che letteralmente significa folle, che potrebbe tradursi come cattivo perché è incapace di fare altrimenti. Dove siamo nella ricerca a questo punto su bad or mad? Che cosa ci può dire questo? Guardiamo cosa si pensava già anticamente della questione bad or mad. Credo che questo sia andato.
della questione Bed or Med. Grazie. No, ma credo questo sia placebo. No, forse funziona. Ecco. Guardate che cosa scriveva nella metà dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, Henry Moseley, che era uno psichiatra inglese, e scriveva una cosa molto interessante. Questo è 140 anni fa, cioè molto prima dell'avvento delle neuroscienze, delle metodiche di esplorazione morfologica e funzionale del cervello che vi farò vedere. Scriveva: così come ci sono persone che non possono distinguere certi colori, affette da quella che chiamiamo cecità per i colori, ed altre che non distinguono un tono musicale da un altro, essendo privi di orecchio per la musica, ce ne sono alcuni che sono congenitamente privi di qualsivoglia senso morale. Bellissimo. 130 anni fa, 140 anni fa, Moseley aveva paragonato gli psicopatici a coloro che non vedono un colore perché sono daltonici, a coloro che non hanno orecchio musicale, non per colpa o per scelta, ma perché mancano della capacità di discriminare note di tono diverso. La psicopatia come se fosse una cecità morale. È rilevante la psicopatia ai fini del comportamento e il comportamento antisociale? Beh, non vi voglio annoiare con le statistiche, ma basta guardare questa tabella che vi fa vedere il punteggio di psicopatia. Ci sono varie scale, si può misurare e quantificare la psicopatia. Se questa è la psicopatia nella popolazione generale, questo è uno studio degli Stati Uniti, e questa è quella nei criminali, vedete da soli che c'è una differenza di 5, 6, 7 volte, quindi probabilmente rileva, cioè tutti quelli che sono in carcere negli Stati Uniti hanno questa media di psicopatia rispetto alla popolazione generale. Voi sapete che quando qualcuno viene messo in carcere, almeno nei sistemi retributivistici come il nostro, cioè dove una colpa consegue una pena, gli scopi sono duplici. Il primo è punire, secondo, e non in ordine di importanza, per non poterli dire insieme, è riabilitare, cioè cercare poi di restituire alla società una persona che sia migliorata, che sia integrabile nella società. La psicopatia, da questo punto di vista, predice o no quello che succederà? Beh, guardate, questi sono i giorni dopo, no, troppo, i giorni percorsi dal momento del rilascio, libertà vigilata, eccetera, eccetera, e il rischio di recidiva. Allora, voi vedete che se gli individui che vengono rilasciati hanno un grado di psicopatia piuttosto basso, a distanza di quasi 4 anni, solo il 15-20% è recidivato, cioè ha commesso nuovamente un reato. Ma se la psicopatia è grave, vedete che non sono ancora passati 6 mesi e il 60% ha già commesso un nuovo reato. Quindi sì, essere psicopatici è molto importante, perché determina, condiziona quello che l'individuo fa una volta che viene rilasciato. Guardate che questo è uno dei problemi centrali che hanno tutte le società occidentali in particolare. Cosa si fa del detenuto, soprattutto giovane, del criminale giovane che ha commesso un reato? Che cosa lo aspetta? Chi fa perizie, come riferiva prima l'avvocato Riommi, e a me è capitato di periziare la stessa persona 2 volte per 2 giudici diversi in 2 città diverse per gli stessi reati, con questi disturbi di personalità, questi psicopatici con questi disturbi. Ma allora, ora la domanda che possiamo porci, avendo le strumentazioni, come vi ho fatto vedere prima, per entrare dentro il cervello della persona, per vedere, studiare letteralmente la fine architettura morfologica funzionale, cioè come è fatto il cervello, come funziona, la domanda che ci può venire spontanea è quella di chiedersi: ma cosa c'hanno questi nel loro cervello, questi psicopatici, rispetto alle persone di controllo, le persone sane, le persone senza disturbi? E allora questo è uno studio che ha fatto il nostro collega e amico americano, Ken Kill, con il quale collaboriamo, il quale ha detto: beh, anziché cercare di portare fuori dal carcere i detenuti e studiarli con queste macchine, cosa che abbiamo fatto anche noi in Italia con grande fatica, essendo negli Stati Uniti dove tutto è un po' più semplice, facciamo un po' troppo rimbombo, non so se si può abbassare, sentite bene? Come? Perché lo sento, è troppo forte, guarda. Sì, era molto meglio prima. Come era prima, perché il rimbombo è... Prova a parlare. Sì. Ecco. Si sente bene ora? Ecco. Sì? No. Troppo alto? Va bene così? Prova. Così va bene. Ecco, allora, se sentite bene, che cosa ha fatto Ken Kill? Si è fatto dare un grant, un finanziamento dai National Institutes of Health,
e, come vedete, ha costruito una macchina di risonanza magnetica, cioè una di queste macchine che permette di studiare la morfologia e il funzionamento cerebrale, e l'ha messa su un camion, quindi potendola trasportare di carcere in carcere. Quello che fa, va nelle carceri americane con poi protocolli di ricerca approvati, eccetera, eccetera, col consenso informato. Quello che fa, portano giù i detenuti, li studiano, li fanno test neuropsicologici e via di seguito. Con una metodica di risonanza magnetica particolare si può misurare letteralmente la densità neuronale, cioè quanto è spessa la corteccia nelle diverse zone del cervello. E allora, se avete seguito finora quello che vi ho detto, cioè avete visto quali sono le zone della corteccia che controllano il nostro comportamento, non vi sorprenderà molto scoprire, nella prossima diapositiva, la differenza che esiste tra soggetti psicopatici criminali e soggetti sani di controllo nella densità della corteccia cerebrale, che, come vedete, questo è un grafico differenziale, dove c'è blu vi dice che nei soggetti psicopatici ci sono meno neuroni, cioè c'è meno cervello praticamente, c'è meno sostanza grigia, c'è meno corteccia cerebrale, e vedete bene che non è in tutto il cervello, ma è solo in quella parte del cervello che ha a che fare con il controllo del comportamento. Guardate, questa è la corteccia prefrontale, focalizzatevi su questa immagine, Corteccia è vista così sostanzialmente, cervello aperto, quindi qui c'è il naso dell'individuo ed è esattamente la stessa zona che vi ho fatto vedere prima. Il blu ha un significato diverso, qui sta a dire che è inibita la sua funzione, cioè viene soppressa per poter rilasciare aggressività. In questa diapositiva vi sta a dire che ci sono meno neuroni rispetto ai soggetti di controllo. Cioè la stessa zona che nel soggetto sano sappiamo essere quella che controlla il rilascio dell'aggressività, deve essere in un certo senso spenta perché possa diventare aggressivo, ha meno neuroni, oltre il 20% in meno, nei soggetti psicopatici criminali. È interessante, anche perché se andiamo a vedere il collegamento che esiste tra le diverse zone cerebrali, quelle che vedete qui a colori sono i fasci di fibre nervose, ogni colore indica un fascio di direzione diversa, potete misurare la direzione, la densità dei fasci, qui potete immaginarvi tutta la corteccia cerebrale intorno, questi sono i tratti piramidali che vanno giù lungo il midollo, questo è il corpo calloso. Quello che sappiamo è che se andiamo a vedere il fascio di fibre che collega la corteccia prefrontale all'amigdala, che è il cosiddetto computer emotivo del cervello, è il nucleo che processa gli aspetti emotivi, troviamo che negli psicopatici è significativamente ridotto. Ora, tutto questo è rilevante, non è rilevante? Si possono fare vari commenti. Prima di tutto, se torniamo un attimo indietro, se questo è vero come è vero, non ci dice però se questi sono criminali perché sono così o sono così perché sono criminali. Famosa questione dell'uovo o la gallina, cioè se è nato, cos'è nato prima. Quello che ci dice è che c'è una differenza significativa. Differenza che, vi anticipo, rimane se noi facciamo correzioni per fattori diversi come il grado di istruzione, i traumi cranici, l'abuso di sostanze, che chiaramente sono diverse o possono essere diverse tra criminali, tra chi ha passato la propria vita a delinquere e chi ha ricevuto magari invece una formazione normale, una vita normale. Ma tutto questo è rilevante? Non lo sappiamo, però ci sono dei casi aneddotici interessanti. Questo è uno dei più interessanti, era 1966, e avrebbe poi avuto molti seguaci fino ai tempi recenti. Charles Whitman era un giovane postdoc, faceva tra l'altro il dottorato in neuroscienze all'Università di Austin. Una mattina, prima di andare al lavoro, va in un negozio di armi e compra tutte queste armi, quindi vedete solo alcune. Tant'è che perfino il negoziante dice: ma cosa te ne fai di tutta questa roba? Lui dice: sto organizzando una battuta di caccia al cervo per il fine settimana. E l'America è molto semplice comprare armi, lo era ancora di più una volta, ma lo è sempre. E nel 66 lui compra tutte queste armi. In realtà non va a battuta di caccia, va alla sua università, sale su questa torre e comincia a sparare a tutto quello che vede muoversi sotto di lui. E credo che uccida 14 persone, c'è scritto, 14 persone, ne ferisce 32 prima di essere ucciso dalla polizia. Una tragedia, una di quelle alle quali poi le cronache, non dico ci avrebbero abituato, ma sicuramente frequenti, anche perché se guardate Charles Whitman sembra proprio un bravo ragazzo, cioè non ha la faccia del delinquente. Gli amici, tutti i conoscenti, i compagni di corso rimangono tutti allibiti, anche perché poi la polizia va a casa e trova la moglie uccisa
E a casa della madre trova sulla porta un cartello con scritto: cara Anna, ho la febbre, oggi non vengo al lavoro. Anna era l'amica della madre che la prendeva tutte le mattine per fare il carpooling, cioè condividere il tragitto al lavoro. Aprono la porta e trovano la madre uccisa. Allora iniziano i discorsi che di solito si fanno in questi casi. In effetti però negli ultimi tempi era strano, era cambiato. Allora gli amici dicono: sì, nelle ultime settimane non era più il solito Charlie, era diverso, eccetera, eccetera. Finché trovano nella macchina da scrivere di Charles Whitman, 66, non c'erano i computer, ancora inserito un foglio di carta con scritto alcune considerazioni sue, e dice: non so cosa mi stia succedendo, ho pensieri che non riesco a controllare. Va avanti un po' così e poi dice: voglio che mi sia fatta l'autopsia quando sarò morto. Quindi lui sapeva che sarebbe morto, forse aveva in mente di suicidarsi, poi la polizia lo ha aiutato in questo. Viene fatta l'autopsia e si scopre questo: che vi è un tumore a livello dell'amigdala di sinistra, quella parte del cervello che vi ho detto prima, verrà poi più tardi, anche che all'epoca si conosceva poco, definita il computer emotivo del cervello. Può darsi che sia un incidentaloma, cioè tumore c'era ma non abbia avuto rilevanza, oppure no. Interessante però che una struttura così importante fosse alterata in una persona che da normale, sano, diventa qualcuno che commette una strage e dice: ho dei pensieri che non riesco a controllare. Ma se quindi il cervello ci dice molto su come certe zone, certe caratteristiche influenzano il nostro comportamento, quello che stiamo scoprendo ora, che è molto interessante, è anche quanto è scritto nei nostri geni ciò che diventiamo, ciò che siamo. I geni non sono il nostro destino, ma sicuramente lo condizionano. Voi sapete che noi siamo tutti diversi, basta guardarsi intorno, nessuno di noi è identico a un'altra persona, a meno che non abbia un gemello omozigote, anche su quello si può discutere. Negli anni 90 partì, nel 1990, il progetto Genoma Umano. Si pensava ci sarebbero voluti ben 35 anni prima di avere la sequenza del genoma umano. In realtà, vedete, nel 2003 vengono pubblicati i primi lavori pressoché definitivi sulla sequenza del genoma umano. E ci sono delle cose interessanti. Prima di tutto abbiamo solo 22.000 geni. Se qualcuno di voi ha seguito la letteratura, anche quella non specialistica, ricorda gli articoli di stampa, si fantasticavano i soliti numeri un po' magici, fin dai tempi dei greci, almeno 100.000 geni, eccetera, eccetera. No, siamo solo 22.000. E per darvi anche un ordine di grandezza, sono pochi, sono tanti, sono pochi. Un frumento ne ha 650.000, che è quello finora scoperto, che ne ha di più. Quindi vuol dire che avere tanti geni non necessariamente vuol dire essere più complessi o essere avanti nell'evoluzione. Ma soprattutto, chi ha studiato medicina quando la studiavo io, si ricorderà che una delle domande era, uno dei dogmi della medicina era che un gene faceva una proteina. Un gene è una proteina, un gene è una proteina. Se non sapevi questo, rischiavi di rifare l'esame. In realtà, siccome abbiamo 80.000 proteine, i geni sono 22.000, non ci vuole molto per capire che un gene in media codifica 4 proteine diverse, quindi dipende da quale parte viene trascritta. Ma quello che ci interessa di più, e anche per l'argomento di oggi, è questo. Deve essere ben chiaro che come esseri umani noi condividiamo tutti lo stesso genoma. Tutti quelli che sono oggi in questa sala, a Foligno, su questo pianeta, hanno esattamente lo stesso genoma. Il motivo per cui nessuno di noi è identico a un'altra persona, a meno che, come dicevo prima, si sia portato il gemello da casa, è che su questo genoma incidono oltre 30 milioni di variazioni. Variazioni che possono essere anche di una singola lettera della stringa del DNA. Quelli che si chiamano nucleotidi e singolo polimorfismi a singolo nucleotide, single nucleotide polymorphism, SNPs dall'inglese. Se questo è un piccolo tratto di gene vostro e questo è lo stesso tratto di gene, la stessa sequenza nella persona che vi è seduta accanto, dove voi avete una T, la persona che vi è seduta accanto ha una C. Questo può favorire il fatto che abbia capelli più scuri, gli occhi di un certo colore, ma anche, come vi dimostrerò tra poco, e mutazioni di questo tipo, cioè cambiamenti di questo tipo, su geni che sono importanti per il metabolismo cerebrale, secrezione, sintesi dei neurotrasmettitori, di recettori, possono incidere su quella che poi sono le nostre funzioni cerebrali e soprattutto il modo con il quale ci rapportiamo con l'ambiente. Vi faccio vedere un esempio che è quello che ha aperto, fatto da apripista a tutti questi studi. Questo è uno studio del 2003, pubblicato da Caspi, che è uno studioso di questi fenomeni, il quale si è chiesto che relazione esiste tra eventi avversi di vita, la perdita di un familiare, il licenziamento, una separazione e così via, e il rischio di sviluppare depressione. E ha diviso il gruppo di persone studiate in due sottogruppi sulla base del polimorfismo per il gene trasportatore
del promotore e del trasportatore della serotonina. La serotonina è un importante neurotrasmettitore cerebrale. La maggior parte dei farmaci antidepressivi e ansiolitici va a modulare il metabolismo a serotonina. Se pensate alla paroxetina, fluoxetina, sertralina, eccetera, eccetera, modulano il metabolismo della serotonina. È un importantissimo neurotrasmettitore per l'equilibrio emotivo-affettivo. Il promotore esiste, il gene che codifica il promotore, in due versioni. La versione più, diciamo così, wild, cioè quella più comune, che è la versione L, L sta per long, che funziona molto bene, e una versione S, che sta per short, corto in inglese, che funziona meno bene. Se andiamo a vedere che differenza c'è tra i signori L e i signori S nel rischio di sviluppo di episodio depressivo in relazione all'avversità dell'ambiente, troviamo che se non è successo nulla, qui vedete 0, 1, 2, 3, 4 sono gli eventi avversi di vita, il rischio di sviluppare depressione è di circa il 10% in entrambi i gruppi. Questo è quello che trovate in qualunque testo di psichiatria. L'incidenza della depressione nella popolazione generale è del 10%, una malattia piuttosto diffusa, purtroppo ancora non così ben apprezzata, ma diffusa. Se la vita si fa un po' più dura, vedete che cresce in tutti e due i gruppi, ma rimane intorno a un 15%. Guardate che cosa succede quando la vita si fa davvero dura, mette alla prova l'individuo, una disgrazia dietro l'altra, 3-4 disgrazie. Quello che succede è che negli individui L non accade granché. La resilienza, cioè la capacità di rispondere agli eventi avversi di vita, rimane più o meno la stessa, aumenta di un 5% il rischio di sviluppare depressione. Ma guardate nel gruppo S. Nel gruppo S è praticamente più che raddoppiata, quasi triplicata. La differenza tra questi due gruppi di signori non è che questi sono tutti belli, ricchi, famosi, hanno una famiglia che li vuole bene, eccetera, eccetera, e questi sono dei disgraziati. Demograficamente sono assolutamente comparabili. La differenza è che questi hanno L, dove questi hanno S. Il promotore per la serotonina in questi casi è meno efficace. Un polimorfismo genetico condiziona il modo in cui la persona reagisce agli eventi di vita. Non lo determina. Avere L o avere S non è condizione né necessaria né sufficiente per avere o non avere il rischio di ammalarsi di depressione. Ma vedete che cambia il fattore numerico di rischio. È qualcosa di nuovo questo? Beh, fino a un certo punto. Se noi guardiamo quello che scriveva oltre 100 anni fa Freud e qualcuno anche prima di lui, in Lutto e Melanconia, diceva che il rischio di ammalarsi di psicopatologia, faceva riferimento a depressione, dipende da fattori costituzionali, compresi quelli genetici. Vi ricordo che la scoperta del DNA è del 53, quindi il concetto di DNA è successivo, 1953, geni ovviamente fin dai tempi di Mendel si conosceva anche la trasmissione genetica, fattori costituzionali e fattori ambientali, in particolare l'esperienza di perdita. Intuizione geniale, Freud aveva cambiato poi il corso della psichiatria nel secolo scorso, proprio per questo. Lo stesso discorso si applica ad altri geni che hanno a che fare col metabolismo cerebrale e che sono molto rilevanti per il comportamento umano. Grande vigore in questa direzione è stata data da questo studio che vedete qui nel 94, Brunner, descrive questa famiglia. Anche se non avete familiarità con gli alberi genealogici, è molto semplice. Ogni riga è una generazione, i quadratini sono i maschi, i tondini sono le femmine, i quadratini anneriti sono quei maschi che hanno esattamente le stesse caratteristiche fenotipiche. Vedete che, se passate l'occhio, vedete che non c'è una generazione che non abbia quadratini neri, cioè maschi affetti dalla patologia. Qual è la patologia in questo caso? La patologia in questo caso, cioè quello che manifestavano, è che tutti i maschi neri, cioè quelli anneriti, quelli col fenotipo, erano assassini, stupratori, persone violente, avevano incendiato proprietà, eccetera, eccetera. Se avete un albero genealogico come questo, non potete ignorare il fatto che c'è qualcosa che viene trasmesso di generazione in generazione. E tra l'altro con una trasmissione cosiddetta diaginica, cioè attraverso la femmina, perché vedete non è affetta. È come se fosse l'emofilia, lo stesso modo di trasmissione, ovviamente una cosa ben diversa. Bene, per farla breve, che cosa avevano questi soggetti? Avevano una mutazione sul gene che codifica per monoamminossidasi A. Monoamminossidasi A è un enzima importante per distruggere, per degradare le monoammine cerebrali, cioè dopamina, noradrenalina e così via, neurotrasmettitori cerebrali. Anche qui, in psichiatria, esistono farmaci che vanno a inibire le monoammine, quindi vi dicono quanto siano importanti. Comunque, il concetto è, serve a degradare, serve nel metabolismo generale delle monoammine. Questa sequenza di stop generava un grave problema, perché essendo il gene per le monoamminossidasi A sul cromosoma X, e voi sapete che i maschi hanno solo una X,
sostanzialmente i maschi affetti non producevano monoaminossidasi. Mutazioni così gravi non sono state più riscontrate, ma quello che si è trovato studiando è che esistono, un po' come il concetto di prima, delle mutazioni che vanno a far sì che monoaminossidasi sia prodotto in quantità meno rilevanti e sia meno efficace, cosiddetto LO, monoaminossidasi LO, l'enzima, che è un enzima poco efficace. Lo stesso discorso vale per una serie di geni che hanno polimorfismi per cui in qualche modo ci sono delle alterazioni legate al metabolismo. Non entriamo nei dettagli, è tutto pubblicato, se siete curiosi, mi interessa solo il concetto generale. In altre parole, immaginate di avere i geni che codificano per i neurotrasmettitori cerebrali, per i recettori, e di avere per ciascuno di questi geni una o più varianti che sono meno efficaci. Ciascuna di queste varianti, dagli studi in letteratura, è stata messa in relazione con un aumentato rischio di comportamento antisociale. Cioè avere questa variante difettosa, chiamiamola così, aumenta il rischio, non lo determina, non sono malattie monogeniche dove la mutazione determina il fenotipo, nulla di tutto questo, ma aumenta il rischio che l'individuo sia antisociale, un individuo d'adulto antisociale. Fino a tempi recenti però nessuno aveva guardato cosa ha più geni trasversalmente, cioè possedere più di questi alleli. L'abbiamo fatto noi ormai 10 anni fa, quando richiesta del giudice della Corte di Appello di Trieste, che aveva dato incarico a me e al professor Giuseppe Sartori dell'Università di Padova di periziare un assassino, uno che aveva compiuto un reato d'impeto, che in primo grado era stato riconosciuto semi-infermo di mente, ma con pareri discordi, tant'è che non aveva avuto il pieno sconto di pena. Sapete che per il codice italiano, se uno è semi-infermo di mente, può essere, è punibile, ma la pena è scontata fino a un terzo. Ricorso in appello, il giudice di seconde cure ci chiese: qualunque sia o sarà la vostra conclusione, perito del giudice è perito per cui non ha interessi di parte da rappresentare, qualunque sarà la vostra decisione vorrei che fosse il più possibile oggettiva. All'epoca stavamo avviando questo tipo di richieste, quindi chiedemmo al giudice di poter fare anche esami neuroscientifici. Guardate che cosa venne fuori dal profilo genetico dell'individuo: reato d'impeto, acceso un altro su provocazione. In rosso trovate quegli alleli, cioè quelle varianti alleliche di cui vi parlavo prima, cioè varianti che conferiscono un aumentato rischio di diventare persone antisociali, di avere un comportamento impulsivo antisociale. Non occorre entrare molto nel dettaglio, vedete che per tutti i geni conosciuti il nostro individuo o è omozigote o ha perlomeno uno, se non due, appunto, gli alleli interessati. È tutto rosso, è quasi tutto rosso, c'è cioè almeno un allele rosso per ogni gene. Se poi andiamo a vedere quello che succede quando gli viene fatto fare un compito di inibizione della risposta automatica, che è un compito psicologico per studiare come viene trattenuto un impulso, quello che vedete, se questo è il gruppo di controllo, questo è il nostro soggetto, il pattern di attivazione cerebrale non è molto diverso, ma se entriamo nel dettaglio dei lobi frontali, cioè di quelli che controllano il comportamento, vedete che il gruppo di controllo attiva i lobi frontali molto bene e fa il compito molto bene, il nostro soggetto, che fa il compito piuttosto male, non li attiva, cioè ci sono delle differenze funzionali. Da allora la cosa è andata avanti, quello che vedete qui, ogni riga, è un assassino sostanzialmente, quasi tutti assassini di reato d'impeto, qualcuno che ha ucciso su impeto qualcun altro. Vedete, se scorrete ogni riga, le colonne sono i singoli geni, a colpo d'occhio vedete che c'è molto rosso, cioè ci sono molti alleli, cioè tutti gli individui che hanno commesso un reato d'impeto hanno 3, 4, 5 alleli di quelli che conferiscono un aumentato rischio. Il gruppo è ancora piccolo, perché sono pochi soggetti, ora abbiamo un campione molto ampio in collaborazione con gli Stati Uniti. Quasi tutti maschi, ma abbiamo i maschi sono quelli che predominano. Abbiamo un campione di 2000 individui che hanno commesso reati di diverso tipo e che la professoressa Silvia Pellegrini, Università di Pisa, sta analizzando. Ora questa la possiamo saltare. Quello che mi preme è questo. In realtà la storia dei rapporti tra gene e ambiente è più complessa ancora. Perché? Perché se andiamo a vedere, e qui ve lo rappresento graficamente, che relazione esiste tra l'ambiente di crescita quando l'individuo è piccolo, quindi se ha una famiglia, come rappresentata qui in questa fotografia, positiva, famiglia felice, famiglia amorevole, che lo cura, che lo stimola, che gli dà gli stimoli giusti, rispetto alla famiglia che
nella migliore delle ipotesi lo trascura, nella peggiore è vittima di abusi, di violenze, è esposto alla violenza, vede genitori litigare che si picchiano, eccetera. Quindi l'ambiente di crescita. E quello che succede da adulti, cioè qual è il rischio, la probabilità che il suo comportamento da adulto sia un comportamento positivo o negativo, abbiamo delle indicazioni interessanti in relazione a quelle che sono i profili genetici di cui ho parlato. Se l'individuo non ha alcuno dei geni, o meglio, dei polimorfismi di cui vi ho parlato, cioè delle varianti che aumentano il rischio di la vulnerabilità, vedete che in un certo senso è impermeabile all'ambiente, che sia cresciuto in un ambiente molto favorevole, in un ambiente molto negativo, la probabilità di come verrà fuori da adulto è indipendente dalla sua costituzione genetica, è indipendente dall'ambiente nel quale è vissuto, cioè se non ha alcun allele, vedete, è il rischio di l'outcome, cioè quello come verrà fuori, è sostanzialmente indipendente da questo. Ma guardate che cosa succede se ha tutte le varianti alleliche di cui ho parlato, un po' come l'individuo che vi ho fatto vedere all'inizio, quello che ha commesso il reato di impeto, che aveva tutto rosso. Se ha tutto rosso, perdonate l'espressione semplice ma si capisce, cioè se ha tutti gli alleli o molti alleli di quelli che conferiscono aumentato rischio, succede una cosa di questo tipo. Se l'ambiente è molto negativo, vedete che il rischio è 3-5 volte maggiore rispetto agli altri che diventi da adulto una persona cattiva, una persona antisociale. E ribadisco, e questo è importante, non c'è alcun determinismo, non è una malattia monogenica. Avere o non avere questi alleli non è condizione né necessaria né sufficiente per diventare un criminale, ma ne aumenta il rischio. Ma la cosa interessante è questa. Su questa parte, la professoressa Pellegrini sta studiando a Pisa i fattori della prosocialità, perché questo grafico vi dice che una persona che ha questi alleli e che cresce in un ambiente molto positivo ha forse una spinta maggiore a diventare una persona per bene, a occuparsi degli altri, cioè è più portato alla prosocialità. Ma allora cosa ci dice questo grafico? Ci dice una cosa molto importante. Ci dice che quello che è stato per decenni argomento e continua ad esserlo spesso di dibattito, nature versus nurture, sempre il pun inglese, il gioco di parole, natura da una parte e ambiente dall'altro, non sono due direzioni opposte. Natura e ambiente sono tra di loro imbricate fortemente. I polimorfismi predispongono come noi, condizionano come noi rispondiamo a diversi fattori ambientali. L'abbiamo visto con la depressione, l'abbiamo visto col comportamento aggressivo. E c'è di più. Cioè che l'ambiente modula l'espressione dei geni. Il nostro genoma è immodificabile, il nostro genoma è lo stesso, ci accompagna dalla nascita, quando tra 1000 anni qualcuno scavando troverà le nostre ossa, troverà esattamente lo stesso genoma che abbiamo oggi. Ma quello che cambia continuamente, qualunque cosa facciamo, fumiamo una sigaretta, prendiamo un farmaco, stiamo esposti alla luce del sole, è l'espressione, l'attivazione di determinati geni, quella che si chiama epigenetica. Un dialogo incessante tra natura e ambiente è biunivoco, bidirezionale, inscindibile. E allora vediamo, visto che ho ancora qualche minuto, di avviarci a trarre delle conclusioni. Ma prima di questo andiamo a vedere un altro aspetto interessante per il nostro comportamento, che è quello del sonno e comportamento, o se preferite della deprivazione di sonno e di scontrollo degli impulsi. Sappiamo tutti, penso tutti abbiamo fatto questa esperienza, che se veniamo tenuti svegli per qualche ragione, andiamo incontro, via via che il tempo passa, a una serie di manifestazioni che vanno da uno stato di confusione, sbadigli frequenti, cadute dell'attenzione, deficit di memoria, irritabilità, diventiamo più irritabili, abbiamo difficoltà anche a compiere funzioni cognitive, cioè a fare dei calcoli, cose del genere, se siamo svegli da tempo, fino ad arrivare addirittura a allucinazioni e a una compromissione del giudizio morale, addirittura. La cosa interessante è che se voi tenete sveglio un animale e li misurate, si può fare con gli elettrodi, cosa succede nel cervello, avete una cosa molto interessante che è questa, che l'animale, pur essendo sveglio, quindi fenotipicamente sveglio, ha certe parti del cervello che si mettono a dormire, quello che si chiama local sleep, sonno locale. Una scoperta di Giulio Tononi e del suo gruppo negli Stati Uniti, col quale collaboriamo e che è mio amico ai tempi della scuola medica a scuola Sant'Anna a Pisa, quando eravamo a Sant'Anna. L'animale è sveglio fenotipicamente, ma certe parti del suo cervello dormono e fallisce nel fare un compito, ad esempio non riesce a raggiungere il pellet di cibo che si trova di fronte a lui. Con Giulio abbiamo deciso di studiare che cosa succede nel cervello degli adulti, dei soggetti, degli uomini, dell'essere umano, quando viene tenuto sveglio a lungo e quando compie un compito
di funzioni esecutive, cioè deve fare un compito, per esempio, del tipo inibire la risposta automatica, rispetto a un compito che sia non di funzioni frontali, ma per esempio passive driving, guida passiva. Ve la faccio breve, che questo è tutto pubblicato. Se voi prendete degli individui sani, giovani, e li tenete svegli per 24 ore e misurate cosa succede nel cervello mentre fanno questo compito di inibizione della risposta automatica, trovate che a un certo punto l'area che usano di più, cioè la corteccia frontale, che è quella che serve a inibire la risposta automatica, l'ho fatto vedere prima, a un certo punto si mette a dormire. Loro sono svegli, vi possono anche parlare, ma una parte del loro cervello si addormenta per un po' di tempo, per qualche istante, così. E in quel momento commettono degli errori, perché c'è un rilascio. E qui, quello che la tecnicità di questa diapositiva vi vuole dire, è che l'addormentamento è specifico, cioè succede, si verifica nella corteccia prefrontale quando fanno il compito di funzioni esecutive e non si verifica da altre parti, e si verifica nella corteccia parietale quando fanno il compito visospaziale e non si verifica quindi nella corteccia prefrontale. Quindi c'è una specificità. Se poi voi fate anche, andate a misurare la densità, lo spessore corticale nelle diverse parti del giorno, durante deprivazione, cosa un po' faticosa ma si può fare, quello che trovate è che durante l'affaticamento diurno, cioè quando questi sono tenuti svegli, diurno e notturno, sono tenuti svegli e fanno il compito, ci sono vari cambiamenti addirittura nello spessore della corteccia, che diventa più sottile, si espande la sostanza bianca sottocorticale, vedete, si schiacciano i ventricoli, eccetera, eccetera, tutte cose che poi vengono recuperate dopo una notte di sonno, cioè il cervello cambia di forma in alcune zone della corteccia durante la deprivazione di sonno. Ma allora perché vi ho raccontato tutto questo? Qual è il punto? Il punto è che se i nostri processi decisionali dipendono, come spero di avervi dimostrato, da qualcosa che è istinto, anche geneticamente determinato, emozione e ragione, vorrei mangiare quella pasta, ma siccome sono sovrappeso mi trattengo perché ho già mangiato ieri sera i dolci, operazione banale che compiamo ogni giorno, e tutto questo è legato a strutture cerebrali che sono così suscettibili, per meglio dire influenzate, dal nostro pattern genetico, dal momento della giornata, da quanto siamo svegli o abbiamo dormito, quella che si chiama condizione dell'individuo, che talvolta può andare incontro a quello che chiamiamo ego depletion, cioè siamo depleti di risorse. Quanto influenza questo i processi decisionali? Vi porto un esempio di uno studio classico di anni fa su quello che è il campione forse che più di ogni altro ci dovrebbe dare il senso della misura, i giudici. Come prendono le decisioni i giudici? Beh, un avvocato. Sa che il giudice nella fantasia popolare, non solo, è persona che quando prende una decisione la prende al di là di ogni emozione, di ogni altro che si voglia che non sia razionale. Non è che se quello che gli sta davanti è simpatico gli dà una pena minore o se gli è antipatico maggiore, no? Quindi questo è così. Allora, Denziger anni fa si chiese che cosa succedeva nelle sentenze. Avete analizzato la bellezza di 1112 sentenze in 10 mesi, emesse da 8 giudici, su condannati per reati comuni, rapine, furti, e sentenze che riguardavano tutto o nulla, cioè concessione di benefici come la libertà vigilata, condizionata, la missione al probation, eccetera, eccetera. Quindi non una quantificazione di pena, ma sì o no, puoi andare o non puoi andare, no? Quindi più semplice. Ovviamente dopo aver covariato, come si fa nei lavori scientifici, per tutto, cioè l'età del condannato, la recidiva, l'etnia, eccetera, lo trovate tutto qua. E guardate che cosa succede. Il giudice entra in aula la mattina, ha fatto colazione e questa è la percentuale di probabilità di risposta positiva all'imputato, cioè vedete qui in alto, sì, puoi andare in libertà vigilata. Si allontana dal momento in cui ha fatto colazione, arriva fino a prima della pausa caffè e la probabilità è scesa notevolmente. Mezz'ora di pausa caffè, si prende una brioche, un cappuccino, rientra e il processo riparte esattamente in questo modo. Pranzo. Il giudice va a pranzo, rientra dopo pranzo e abbiamo la stessa cosa. È interessante, perché ci dice che, tutto sommato, quando gli antichi romani dicevano che le decisioni si prendevano a tavola, dicevano gli antichi romani, le decisioni, c'è una ragione. Evidentemente a stomaco pieno, più rilassati, le cose si vedono in maniera diversa. Ma allora, se la nostra capacità di prendere una decisione è
capacità di non rispondere in maniera automatica a un impulso. Io vi ho fatto vedere che abbiamo condizioni di vulnerabilità genetica, limitazioni cognitive, alterazioni morfologiche e funzionali cerebrali, eccetera, eccetera, la deprivazione di sonno. Possiamo immaginare che tutti questi fattori, in misura diversa, possano concorrere tra di loro a dar vita a quella che potremmo definire una sindrome di fragilità funzionale frontale, sindrome nel senso greco del termine, syndrao, corrono insieme. Questi fattori, più di uno, in misura diversa possono concorrere e far sì che in qualcuno ci sia una condizione che, pur non essendo francamente patologica, di malattia, come abbiamo visto in una delle prime diapositive, di demenza frontale, possa dare una specie di fragilità funzionale frontale, per cui a un certo punto non c'è più il controllo del proprio comportamento. Questa è l'ipotesi di lavoro del nostro gruppo e ho iniziato con Platone e finisco con Platone. Scienza e filosofia, penso che sia oltre che un piacere, quasi un dovere citare Platone. Perché? Perché Platone, un po' di anni fa, 2500 per l'esattezza, scriveva, quindi prima dell'avvento delle neuroscienze, prima di, ancora quando si pensava che le pulsioni fossero legate a diversi organi del corpo, quasi, scriveva: perché malvagio nessuno è di sua volontà, ma il malvagio diviene malvagio per qualche sua prava disposizione del corpo e per un allevamento senza educazione. Prava disposizione del corpo è quello che la biologia ci sta mostrando, costituzione genetica, morfologia cerebrale, funzioni cerebrali, e per un allevamento senza educazione, cioè l'ambiente malvagio. E queste cose sono odiose a ciascuno e gli capitano contro sua voglia. Vi ringrazio per l'attenzione. Io ringrazio il professore, che è stato di una carezza assoluta ed è un peccato il tempo è tirano, perché avremmo voluto proporre tutti noi delle domande. Quindi l'unica cosa che posso dire, oltre ai ringraziamenti, di chiedere al professore di ritornare il prossimo anno. Con piacere. Grazie.